Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi vi presento una mia versione dei cannoli siciliani. Partiamo dalla base, la ricotta di pecora. Iniziamo dal ripieno, quello fatto con ricotta e zucchero. Prendiamo una ricotta, come vi dicevo, abbastanza dura, vedete, ha questa consistenza, non deve essere una ricotta molle, altrimenti lo zucchero che andiamo a mettere sarà troppo e sarà meno dolce e troppo liquida. Mettiamo lo zucchero a velo in 2-3 riprese. Usiamo una spatola catutto in modo tale che si prende dal fondo bene tutta la ricotta e non rimangono granuli. Possiamo usare anche un frustino per amalgamare bene il tutto. Mettiamo il ripieno in frigorifero, nel frattempo prepariamo le bucce dei cannoli siciliani. Lo preparo in planetaria, si può fare anche a mano, la stessa sequenza degli ingredienti. Inseriamo tutta la farina all'interno della planetaria, lo strutto, lo zucchero, l'uovo intero, cacao. Potete usare qualsiasi liquore a vostro piacimento, anche vino rosso. Sale, per finire un pizzico di lievito per dolci e la profumatissima cannella. Azioniamo la planetaria fino ad ottenere un impasto omogeneo. La durata dell'impasto con planetaria più o meno durerà sui 10-15 minuti. Io ho usato un gancio, ovviamente si può mettere anche la foglia. Si deve ottenere un impasto in questo modo. È un impasto abbastanza asciutto, non è un impasto molle. Metto in un recipiente con pellicola. Facciamo riposare questo impasto a temperatura ambiente per mezz'ora, massimo un'oretta. Trascorso il tempo di riposo, andiamo a stendere un po' con le mani l'impasto, che è sicuramente rilassato. Io, con l'aiuto della stendipasta, se avete una stendipasta anche manuale va bene, iniziamo a raffinare l'impasto. In questo modo. Fino a quando non diventa un impasto liscio e raffinato. Quando l'impasto sarà liscio, ci vogliono 2, 3, anche 4 pieghe per farlo diventare liscio. Andiamo a suddividere in due pezzi per stendere direttamente le cialde dei cannoli. La stesura finale non deve essere troppo sottile. Come vedete, io vado a dare una stesura ulteriore con le mani per farla più sottile, più larga. Deve essere una stesura più o meno di questa misura, ossia 0,5-0,6 mm. Io ho questi stampi classici per cannoli siciliani, anche quest'altri. Facciamo anche quelli mignoni. Prendiamo la misura in questo modo, questa sarà la grandezza del cannolo, quindi andiamo a prendere un po' in meno e tagliamo in questo modo. La stessa misura anche questo. Adesso, siccome non adoperiamo il tagliapaste ovale per fare i cannoli, li andiamo a fare ovali con le mani, in questo modo, in modo tale da che c'entra perfettamente alla chiusura, quindi va bene. Spargiamo di acqua la punta di ogni pezzo. Facciamo una bella pressione. Il cannolo siciliano è la prima cosa che ho fatto in pasticceria, quindi ogni volta che li faccio mi viene in mente dei ricordi del passato.
mettiamo su un piatto infarinato. Adesso per i piccoli ci aiutiamo con un coppapasta che sia sempre la misura che rientra dello stampo. Andiamo a tagliare la pasta in questo modo, così, e vediamo, verifichiamo che c'entra la misura, e voilà, va bene questa misura qua. Sempre un poco d'acqua. Ovviamente la manipolazione dell'impasto e la misura tra gli stampi e la forma del cannolo è tutta una questione strettamente personale, di saper anche un po' gestire tutta la forma del cannolo siciliano. Adesso prepariamo tanto olio abbondante per la frittura. L'olio è pronto, immergiamo il cannolo all'interno, giriamo di tanto in tanto. Verificata la granciosità della buccia del cannolo siciliano, andiamo a condire la ricotta. Io la vado a condire con semplici gocce di cioccolato e un poco poco di vaniglia o mandarinetto o arancia come liquore. È a sentimento, ovviamente, è a piacere. Fatto ciò, è pronto. Completiamo con frutta candita o a piacere qualche altro tipo di decorazione che riguarda sempre lo stile siciliano. Io vado a fare il mio assaggio con quello mignon, perché è più maniariello, si dice a Napoli. Ciao a tutti.